diciamo, il valore anche la portata di questa mostra. Siamo giunti alla nona edizione, dobbiamo ringraziare tutti quelli che ci hanno dato una mano, il ministro, l'amministrazione, tutti i consiglieri che sarebbero corso di Cattaro. Ah, saluto, vieni qua anche il presidente dell'Unione, vieni qua, vieni vicino a me, vieni. È venuto anche il presidente dell'Unione, il dottor Della Maida. Quindi questa parola, come dice spesso la signora Manganiello, crisi. Siamo, nonostante che ci sia la crisi che si fa sentire anche sulle manifestazioni. Voi sapete benissimo che il governo che ha detto, cioè, ha detto anche sugli spettacoli, eventi e culture, dovete tagliare il 20%. Cioè noi ogni anno, invece di andare avanti, caro Ernst, andiamo sempre indietro. Ma nonostante ciò abbiamo voluto con forza questa manifestazione, perché può portare, a mio avviso, lustro al nostro paese, ma dico anche all'area cilentana, perché ci sono molti artisti che sono venuti qui ad onorarci. Voglio salutare uno per uno, anche perché c'è qui Marco Bianco che ci riprende, oltre al professore Massanò. C'è il fatto da questi. Sì, sì. Flaminia, allora, Gianluca Capozzi, Sergio Torriero, Carmine Calvarense, Flaminio da Peppo, Anna Maria Cegni, Claudia Buttiglione, Giovanni Cavassoni, Silvio Pigliaturo, Michele Acchiarese, Cesare Serafino, Bartolomeo Migliore, Silvano Tessaroni, Franco Massanoli che è qui presente, Giovanni Cavaliere, Pierpaolo Costante e Federica. Quindi un grazie a questi artisti che hanno voluto ricordarvi, abbiamo già espresso nel titolo 159 anni, l'anno scorso erano 150 anni di storia, è veramente una buona e ottima, io dico, manifestazione che va portata avanti con interesse anche da parte di tutta l'amministrazione, ma anche di chi svolge questo ruolo correlato all'amministrazione. Quest'anno abbiamo messo in campo, anche con l'aiuto dei tanti paesani che ci sono sulla Prologo, che sono varie feste, sono in cantiere nel mese di agosto, abbiamo un cantiere molto forte quest'anno, il mese di agosto sarà molto ricco di avvenimenti, anche se avvenimenti con costi ancora, ripeto, ridotti. Abbiamo anche la festività di San Nicola, che ti invito veramente al 12 agosto qui, dove c'è presente anche una grande serata canora con Danilo Sacco ed altre cose abbiamo messo in campo. Vi saluto anche l'amico qui presente, perché ho voluto venirci qui a venire in punto anche a spiegarmi. Io non voglio dilungarmi, perché chiaramente fa anche caldo qui, aspetteremo, abbiamo aspettato anche a lungo per iniziare. Ringrazio, ripeto, il professor Massanova e do la possibilità a lui, di prima voglio fare un saluto prima al sindaco del Presidente dell'Unione, e poi ci spiegherà insieme ad altri il valore e il significato di questa. Vi ringrazio.